veramente un applauso meraviglioso, perché siete un pubblico super selezionato, super carino. Questa sera siete pronti per vedere la bellezza su questa passerella? È l'evento must dell'estate 2019 che si reitera all'interno del porto turistico Marina di Pescara in questa splendida location. È l'evento in cui Pianeta Moda Fashion Academy presenta le nuovissime tendenze per quanto riguarda la moda e lo stile e l'alta formazione, e noi vi mostreremo la bellezza di una sfilata sotto le stelle che mostra quelli che sono i talenti del futuro. Questa serata è una serata per me molto importante, perché una serata dove i ragazzi hanno la possibilità di dimostrare tutto quello che apprendono, tutto il loro lavoro che fanno in accademia. È una vetrina importante, abbiamo la presenza di 218 aziende a livello nazionale, abbiamo addirittura aziende che sono venute da Parigi. L'evento, diciamo, vissuto all'interno dell'Accademia è una vera e propria palestra, in quanto i ragazzi sono stati immersi dalla ricerca, alla progettazione, alla realizzazione dei capi in toto, e quindi diciamo che hanno vissuto direttamente cosa significa realizzare una collezione. Vedremo delle cose molto molto belle nella nostra città, il porto turistico, ovviamente location meravigliosa. Noi siamo felicissimi di ospitare un evento che coniuga spettacolo con realizzazione del sogno di tanti ragazzi, di tanti giovani. Mette, diciamo, in campo il saper fare che Pianeta Moda riesce in maniera così efficace a esprimere, dando veramente una spinta in più a questi ragazzi. Noi abbiamo la fortuna di avere questa bella, splendida struttura, e quindi cerchiamo di utilizzarla per una serie di eventi di natura culturale, di natura anche professionale, per valorizzare le eccellenze del territorio, perché la nostra mission è quello di valorizzare il territorio, quindi di attrarre pubblico, di attrarre gente, soprattutto nel periodo estivo, in questa splendida cornice, in modo tale che l'intero tessuto economico e produttivo della città e dell'Abruzzo ne possa trarre vantaggio. Charge PCC, che cosa dire per questa presenza che comunque viene rinnovata quest'anno? Noi vogliamo essere veramente vicini a questi ragazzi, è il secondo anno quest'anno che partecipiamo, che supportiamo questa serata, e per noi è veramente un onore. L'anno scorso siamo stati veramente incantati dalla bravura di questi ragazzi e crediamo che dobbiamo scommettere su di loro e dargli tutte le possibilità per esprimersi. Quest'anno Chargeur è diventata Chargeur PCC, questo è dovuto all'acquisizione di un'azienda americana che è stata comprata dal gruppo l'anno scorso. Lo scopo di questa acquisizione è avere accanto ai prodotti che sono stati sempre nostri caratteristici, quindi le interfodere per gli interni nella confezione maschile, femminile, eccetera, adesso abbiamo dei prodotti assolutamente performanti e che sono indirizzati a settori nuovi per noi, che sono lo sport e l'intimo. Con questa acquisizione l'azienda sicuramente ha adesso un posizionamento a livello mondiale di tutto rilievo, e in questo modo l'azienda cerca di portare avanti un grande interesse di nuovi sviluppi, grandi cambiamenti. La crescita non vuol dire abbandonare quello che si è. Noi abbiamo dei principi che sono dei principi di attenzione ad aspetti sociali e soprattutto ad aspetti ambientali, e questo si ricollega all'aspetto della sostenibilità.
L'azienda è già diversi anni che lavora nel settore della sostenibilità, partendo da anni non sospetti in cui le altre aziende non si stavano ancora approcciando a questo aspetto. Quello che ci caratterizza ultimamente è la ricerca di nuove fibre, nuovi materiali, perché vogliamo arrivare a contribuire all'economia circolare. L'importanza della formazione di un'accademia come quella di alta formazione di Pianeta Moda per il settore moda e il sistema moda intero. Penso che la formazione sia la base di qualunque attività e in particolare nella moda, dove bisogna sapere esprimere in poco, spesso con un solo capo, quello che si ha dentro, quello che si sa fare, e se non si è opportunamente formati in questo mondo non si riesce a sfondare. Cosa dire quando si vedono aziende che dedicano ai professionisti del futuro momenti così importanti? È l'importanza della sinergia. È il passo più importante. Gli effetti sinergici si vedono anche in queste situazioni. Rita Annecchini lo sa benissimo e mette a disposizione tutto il suo know-how attraverso i ragazzi che lei forma magistralmente e che quindi danno in queste circostanze, fanno del loro meglio, insomma. Quindi è un buon passo per il settore, per l'industria in genere e per tutto il territorio. Per quello che mi dai io ti ringrazierei, ma le sinergie oggi tra l'agroalimentare e il sistema moda sono già attive questa sera e nel sistema di Confindustria. La sezione agroalimentare e la sezione moda, unitamente a grandi professionalità che ci sono in Abruzzo, hanno messo su un progetto veramente innovativo, ha un nome anche di forte appeal che è Autoctonie in Terre d'Abruzzo. La formazione all'interno di questo settore è essenziale per creare quelli che saranno i talenti nelle autoctonie del futuro, si può dire? Certo. Creare talenti, creare professionalità, soprattutto mettere su quella progettualità di cui noi siamo capaci, ma che non sempre riusciamo a mettere in cantiere. Nell'alveo di Confindustria Chieti Pescara è possibile anche questo. Il make-up perfetto che possa corrispondere a quello che è lo stile collezioni 2020 che si stanno presentando. Questa sera abbiamo scelto di fare dei trucchi semplici, però sofisticati nello stesso tempo per una sfilata così glamour. Siamo contentissimi di partecipare di nuovo a questo evento, che è un evento importante, ma soprattutto siamo felici di poter portare le nostre allieve a vivere di prima persona in un'esperienza così bella. Riuscire a far superare a queste ragazze il disagio, quell'ansia da prestazione che si respira dietro le quinte, per noi anche questo è un modo di fare formazione. Tutti i giovani che si avvicinano a un'attività di impresa dico consiglio di essere seri e competenti e di avere tanta grinta. Il mestiere di artigiano oggi non è visto come un semplice mestiere, ma una professione con la P maiuscola, e di lavorare anche sul proprio team, perché un team unito fa squadra. Insieme al gruppo di Gianluca Di Giovanni stiamo creando un'accademia che si occuperà di bellezza e di moda a 360 gradi. Ad ottobre intanto inizieremo i corsi insieme a Gianluca Di Giovanni e alla sua equipe. Questa sera abbiamo scelto di fare dei trucchi semplici, però sofisticati nello stesso tempo per una sfilata così glamour.
Sono diversi anni che collaboriamo con Rita, Nichini, Pianeta Moda e cerchiamo sempre di accontentare le varie esigenze per quanto riguarda la moda. In questo caso Rita aveva delle esigenze particolari, la diversità. Siamo stati bravi con il nostro gruppo a cercare di accontentare i vari stili. Che cosa vince oggi nella professione che GDG parrucchieri mette ovviamente al primo livello? Dalla formazione, dalla ricerca, la qualità dei prodotti, quello fa il team che riesce a vincere. Negli ultimi anni siamo cresciuti tantissimo, sia a livello di numeri che a livello anche di qualità proposte, e non ci stiamo fermando, siamo sempre alla ricerca del meglio, delle aziende che ci possono dare delle soluzioni che non siano scontate. C'è il brand Wedding dove noi siamo molto forti e dove cerchiamo sempre di implementare la crescita e anche la qualità del prodotto offerto, unico in questo caso. Gianluca Di Giovanni, eccolo qua con tutto lo staff. Il firmamento, il punto luce che illumina come gioielli questa splendida sfilata di Pianeta Moda. Siamo felicissimi di essere qui come ogni anno, non potevamo non esserci anche perché abbiamo tante novità da far vedere. Abbiamo portato dita nuove, novità come sempre, siamo molto all'avanguardia, quindi cerchiamo sempre di sfruttare queste occasioni al massimo. Quest'anno abbiamo presentato 4 brand, Bronzallure, Etrusca, Albert M per l'uomo e Ottaviani. Abbiamo cercato di mischiare gli stili, ma la tendenza di quest'anno è un po' quella, il multifili, il colore. Lo stile consigliato dal firmamento per la scelta del gioiello stagione 2019-2020? Sicuramente tanta luce, puoi scegliere in base ai propri gusti sempre. Sicuramente continueranno il multifili, il multicolor, la galvanica dei gioielli sarà mischiata l'oro con il color argento, con il brunito. Tantissimi girocolli, orecchini grandi, più che il colore delle pietre sarà il colore proprio della galvanica del gioiello. Troveremo anche nella primavera estrate del 2020. Grazie di cuore, l'applauso per lei! Alla prossima, grazie. Cosa consigliare alla patronna Rita Nechini, visto che tu hai un'azienda che incita forza giovani per quanto riguarda la formazione nell'alta moda? A Rita consiglio questa grande voglia di fare che ha lei, di dare vita ai giovani, di dargli la voglia di continuare a fare quello che hanno nel cuore. Grande passione, non aver paura di impegnarsi a creare cose nuove e diverse. Qual è la novità per quest'anno 2019 che presentate un pochettino alla moda italiana? Noi siamo nati 3 anni fa con l'idea di diffondere un po' la cultura dell'artigiano. Artigiano che, diciamo, specialmente è appassionato dell'individualismo. E allora abbiamo cercato di rompere queste frontiere, tant'è che ATEA è l'abbreviazione di Area di Tutela Eccellenza Artigiana. Credo che attualmente sia il hub produttivo più grosso d'Italia, perché contiamo, nel nostro gruppo ci sono 56 aziende per circa 2500 operai interni, poi più ci sta tutto l'indotto. L'ultima cosa per cui stiamo lavorando in collaborazione con Fashion Academy, Pianeta Formazione, è l'apertura di una scuola nel cuore, diciamo, della pelletteria, che è Alba Adriatica. Qual è l'emozione che ti dà questo evento dal punto di vista professionale? Dal punto di vista professionale mi dà una fortissima emozione, perché per me ogni volta è mettermi in discussione,
Io penso che nel lavoro bisogna mettersi in discussione tutti i giorni, quindi non mi sento una persona arrivata, anzi il contrario, penso che devo fare ancora tantissimo e lo dimostreremo in questa serata attraverso tutte le nostre novità. Voglio ringraziare tutte le persone presenti perché veramente siete tantissimi. Ci sono tantissime cose in questo momento, tantissime novità che andremo ad annunciare in questa serata. Sarò sicuramente molto emozionata perché per noi è un progetto molto importante, è un progetto su quale l'Accademia sta lavorando da 2 anni, che è l'apertura di una nuova sede, una nuova Accademia ad Alba Adriatica, dove apriremo un nuovo canale formativo legato al mondo della pelletteria. Sto lavorando col Consorzio Atea da 2 anni su questo progetto e con loro abbiamo fatto appunto delle verifiche sulla Val Vibrata e ci siamo resi conto che era necessario assolutamente avere una scuola nel mondo della pelletteria. La scuola si deve rinnovare, deve adeguare il proprio tipo di formazione, quindi erogare una formazione molto vicina a quelle che sono le esigenze aziendali, senza dimenticare la tradizione, il nostro saper fare, ma soprattutto con un occhio attento all'innovazione e soprattutto alle nuove tecnologie. Gio Squillo! Grazie! Grazie! Grazie Luca, un applauso per Luca Meraviglioso! Grazie a voi! Una manifestazione bellissima e questo non può che aprire le porte per il mondo. Imparare a fare tutto, imparare da zero, imparare dagli aghi, dagli spilli, imparare la passione, respirare la professionalità, respirare anche i grandi personaggi che ci hanno ispirato e ci hanno insegnato tanto. Guardare sempre al futuro e all'originalità, cercare di essere sempre innovativi e unici. Made in Italy, sosteniamolo, compriamolo, costa un po' di più, ma sappiamo che diamo soldi a chi ha bisogno di lavorare e soprattutto di sostenere i sogni di questi nuovi giovani ragazzi.